Buonasera, abbiamo inizio il Consiglio Comunale con la verifica dei presenti. Sì, buonasera, Luciano Bertagliola, sì. Bertellini Elena, Bertini Alberto, Elisa Renelli, Francesco Pellicci, Della Veglia Arduino, sì. Segna Simone, sì. Mattelli Antonio. Sì, potrebbe arrivare. Allora, De Battisti sì. Ester, Nina Beni Alessandro, Turrina Francesca, Guastalla Paolo, Morandini Roberto. Allora, l'ordine del giorno è questo. Quindi, punto numero 1, lettura di approvazione verbale seduto precedente del 37/2019. Sì, sono i verbali dal numero 41 al numero 46. Qualcosa da dire sui verbali? Mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Uno. Cioè, non capisco, scusa. Astenuto meno bene. Io ho votato fuori, tanto i verbali. Favorevoli e lui ha astenuto. Ok, grazie. Siamo al punto numero 2, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2001. Stai lì. Allora. Consigli dell'anno parte un po' la verifica, no, dello stato dell'arte delle società partecipate. Ora, tra i vari adempimenti, in scadenza a fine settembre, il testo unico prevede per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, perché per quelli più piccoli sono state ulteriormente prorogate per altri 2 anni questi adempimenti, l'approvazione del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato che avrebbe lo scopo, no, di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente, quindi non solo le attività che gestisce direttamente il comune, che autorizziamo e approviamo con il bilancio di previsione e lo ricordiamo con il consuntivo, ma anche attraverso le articolazioni organizzative come le società e gli enti strumentali. Questo di fatto è un'introduzione fatta dal decreto legislativo 118 che serve di fatto per verificare che l'ente non partecipi in società o in enti e affidi a queste società o a questi enti l'erogazione di determinati servizi che sono abbondantemente in perdita e che possono indirettamente minare la salvaguardia degli equilibri del bilancio nella sua totalità. Per quanto riguarda quindi l'approvazione del consolidato del Comune di Volta Mantovana, così come è avvenuto lo scorso anno, viene ripresa e riproposta l'area di consolidamento tra il comune inteso come holding e l'azienda speciale Volta Servizi, che è un'azienda partecipata e controllata al 100% dal comune di Volta, e l'azienda speciale consortile ASPAM, in quanto controllata in modo analogo da tutti i comuni dell'Alto Mantovana, Alto Mantovano, in cui il comune affida la gestione dei servizi sociali, insomma del distretto sociale. Le altre partecipazioni che detiene il comune non rientrano nel perimetro di consolidamento perché considerate non rilevanti, vedremo poi probabilmente nel prossimo consiglio una verifica più puntuale di queste altre partecipazioni che, vi ricordo, sono una piccola quota intera, una quota un po' più sostanziosa ma comunque inferiore all'1% in SIEM e di poco superiore all'1% in APAM. Che dire, per quanto riguarda i dati del consolidato, non emerge sicuramente una situazione di
allerta da dover evidenziare, anzi tutte le realtà consolidate nel bilancio appunto del comune chiudono con utili di esercizio significativi, con situazioni comunque debitorie assolutamente in linea con le disponibilità di cassa delle due realtà, e quindi in conclusione si va ad portare all'approvazione del Consiglio Comunale una realtà consolidata, sicuramente non in situazioni disallineate o che meritano interventi particolari. Non è che ci siano molti dati in più da dire, perché solo un, come dire, una fotografia di tipo informativo, ma i risultati, ecco, che danno a questi prospetti non hanno alcun tipo di rilevanza finanziaria. Infatti l'utile consolidato è un dato che è lì, purtroppo non sono risorse aggiuntive che l'ente può mettere a disposizione per finanziare nuovi servizi, quindi solo una fotografia di tipo informativo. Ci sono osservazioni? Allora mettiamo in votazione il punto numero 2, chi è favorevole? Tutti favorevoli? Qui non serve l'immediata esecutività? No. Sinceramente non mi ricordo se l'ho messo in votazione. Bene, il punto numero 3, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2018, articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Sì. Allora, con l'occasione appunto del Consiglio Comunale per l'approvazione del consolidato, abbiamo approfittato appunto per apportare alcune variazioni di bilancio per dotare i capitoli in questa fine di esercizio delle risorse necessarie per alcune iniziative. In modo particolare sono stati ripresi 70.000 euro di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti che verranno utilizzati per implementare il capitolo della manutenzione straordinaria a posto del Comune di Volta Mantovana. Poi c'è una riallocazione di risorse per il trasferimento a favore dell'Unione Colli, in modo particolare per andare a finanziare l'acquisto di un automezzo che verrà utilizzato per il servizio faunistico esatto, e le risorse sono le risorse sono state che suonava male, politicamente corretto, perché suonava male, quindi io mi attengo. Le risorse per finanziare questo acquisto sono state prese da capitoli che avevano disponibilità sufficiente e che probabilmente non verrà interamente utilizzata da qui alla fine dell'anno. Basta, ecco, questa è la variazione. Dopo ce ne sarà una ulteriore sul Unione Colli, consiglio che seguirà, c'è qualche piccolo intervento in più, però quello che riguarda direttamente il Comune di Volta Mantovana principalmente sono questi due movimenti. Cioè, volevo chiedere come aveva utilizzato il mezzo, visto che ne abbiamo parlato. Cioè, non no, politicamente come scorretto sarebbe meglio tirarci, che così siamo già a posto. Per quanto mi riguarda, il uso fatto cura soprattutto lui, sì, che segue questo aspetto e sia ha un contenimento consistente, no, sembra che sono più di 1000 più di 1000 francesi, più di 1000 migliore, che le ultime sono ancora più prolifiche della sua efficienza, non solo se per te magari là. Sì, che è ben bello. Dopo, i comuni confinanti, alcuni si danno da fare, altri meno, insomma, e quindi poi le luci seguono
quelli più a sud di noi, insomma, finora non hanno affrontato il problema in modo risolutivo, no? Quindi lo sappiamo e ce ne troviamo. Adesso altri sistemi di efficacia. Ma lo smaltimento come avviene? Lui le porta qua, poi vanno a vengono conservate il refrigeratore che passa, e poi passa il la follia. Lo smaltimento di un anno, come si fa anche con i cani a livello di strada, situazioni di questo tipo. E c'è stato un periodo in cui si poteva autorizzare anche il seppellimento in aree particolari, sono lontane, adesso non si può più fare. Quante masse del danno? Sì, però vorrei tutti da dire anche. Ci sono altre osservazioni? Mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Votiamo per la possibilità questa. Il punto numero 4, comunicazione della giunta comunale numero 52 del 29 di 2018, oggetto per l'avvio del fondo di riserva, articolo 166, articolo 166-176 del decreto legislativo 18 agosto 2067. Qui si tratta di un regolamento che viene fatto che riguarda l'adeguamento delle polizze assicurative della assicurazione, insomma, ecco. È stato acquistato un nuovo strumento per gli operai e quindi assumiamo che questa cosa abbiamo fatto per adeguare il valore del rischio di patrimonio in occasione anche della nostra assicurazione. Abbiamo poi incrementato la polizza, il valore assicurato della polizza verso terzi, portandolo a 10 milioni, anche perché oggi si fa presto a fare danni elevati le polizze sono suddivise in maniera fraterna oppure come? Le polizze sono suddivise in maniera fraterna questo è che andiamo a mantenerla comunque sempre per... No, parlavo dei soggetti che assicurano le compagnie assicurative. Beh, le compagnie adesso non so, sono i doi questi qui, quella della... Sì, noi adesso abbiamo un broker che cerca di suggerire le migliori quotazioni, principalmente queste qui che facciamo sempre con l'OIF di Londra. C'è uno. Per essere un'idea per il prossimo quello che abbiamo su Londra. Insomma, ecco, qui il prelievo sostanzialmente è servito per incrementare il capitolo delle polizze. L'importo cos'è? L'importo di petrolio? 2.500 euro. Poi probabilmente qualcosina meno, però doveva finire di confermare gli importi, abbiamo arrotondato, sarà 2.400 qualcosa. Per raddoppiare il valore della copertura del patrimonio. Tutto il patrimonio? Tutto. La responsabilità civile? Sì, strade, sì. Scuole, tutto. Più che anche da 3 si passa a 10. Sì. Ricordavo che 3 era troppo basso. Oggi il 3 è troppo basso. E sui furti come siamo messi? C'è. Sui furti ci abbiamo. No, ma per adesso un riferimento alle scuole. All'increscioso. Non credo che abbiamo noi la copertura per i furti dappertutto, non credo. Adesso no. Lì per quanto riguarda la scuola, prendere qualche provvedimento. L'impianto d'allarme era operativo su tutte le sale computer, sui laboratori, la segreteria, la direzione didattica, tutti i corridoi, anche perché quando è stato fatto. Per la serie dei buoi. Nelle aule non c'era bisogno di mettere di tutto perché c'era solo l'interno. Poi un po' di anni fa sono state messe le linee con un piccolo portatile. Però restava chiuso il cassettino
entrando, da, forzando la finestra, uscendo e forzando l'altra, tutto in colore. Per cui lo sapevo. Comunque l'aula di informatica. Non so come per i signori riusciti a essere ristorati di tanta fatica. Sì, tra l'altro per portare i vecchi vicini. Non so, ma neanche ha portato il libro, mi piace come. E l'aula informatica nuova che invece è protetta dall'allarme. Sono andati anche a Bertazzolo? Sì, sono andati sì, a Bertazzolo. Sempre di 6 a notte, sono andato via, non so che c'è perché non c'erano mezzi sistemi d'allarme, anche di laboratorio, eccetera. Sì, loro lo sapevo. Il punto numero 4 è la comunicazione, quindi non c'è bisogno di fare la votazione, quindi abbiamo esaurito l'ordine del giorno. Magari prossimamente organizziamo una visita legata alla mostra dei consiglieri, dei dipendenti, se è quelli che vogliono fare dietro l'ingresso. Al 50%. Se facciamo un gruppo, prendiamo il 50%. In questo caso avremo l'onore di che ci sia illustrato proprio dal curatore in persona. Sì, che peraltro è molto più bello che vederla senza nessuno ti spiega, perché ha come sempre, come sempre proprio. Bene, quindi abbiamo già avuto un giorno, grazie. Grazie. Grazie.